Vince adesso, figlio da me. In settimana avanzata è arrivata finalmente una delle nuove canzoni di Gali. Perché è avanzata perché nessuno la voleva, è avanzata. Esatto, soprattutto perché comunque erano già pieni della settimana prima. Gali, che è nettamente inferiore alla Elettra Lamborghini, perché lo vediamo quinto su tendenze con solo 425.000. Non puoi dire che Gali è un inferiore solo perché non è bianco. Ma neanche Lamborghini è bianca. Sì, però lei è metà italiana e comunque anche Gali, però la Lamborghini è lampadata, mentre Gali è inferiore. Non lo so, formaggio. Ragazzi, Turbo cocco sulla spiaggia. Gali che passa. Ho paura che sia quello. Prima di cominciare la reaction, vi chiedo gentilmente un like, una condivisione, un commento qua sotto per supportare il canale e far venire in tendenza probabilmente prima di Gali. Dai, facciamo delle gare in tendenza prima che ne ha bisogno. Noi vogliamo arrivare prima del video di Gali. Noi vogliamo dire che non siamo razzisti, ma anche se non siamo andati al Gay Pride, siamo stati a casa a farci di noi. Esatto, abbiamo supportato la causa del facendoci le di noi, quindi facciamo solo della gran satira. Mi raccomando, che ridere la satira. Mi raccomando, ragazzi, fate le al vostro amici. Miglior amico, sì. Perché così non si sente escluso. E se è di colore ancora meglio, perché sì, siete fortunati. Non si dice di colore, è una cosa brutta dire di colore. Cosa devo dire allora? Se siete etnici grazie. Non siete inferiori se siete etnici, siete meglio. Anche perché comunque il valore aggiunto infatti è quello. Gali è troppo più meglio. Sì, scusami, Gali è troppo il più meglio. Turbo cocco, vai, diteci se siamo troppo cattivi. Ma stiamo scherzando, cattivi, ragazzi, eh? Questo Gali, guarda Gali come già lo guarda male qua. Questo è un messicano? Sì, è quello di Trailer Park Boy. Sì, vai. Gli stereotipi, eh. Non ti mangiare il grano, va cotto prima. Ma cos'è, lo spaventapassere? Bella, contro bullismo. Carina. Wow, Madonna, raga. Spagnoleggiato. Ce l'ha un servizio buono fatto, sta una visita. Trova una scena dell'odio. Guarda che ce l'ho io. Sì. TV 2000, eh. Madonna, ma bella bella. Bello ragazzi. Video. Perché lui lo spaventa passere? Non ho capito l'analogia. Non lo so. Aspetta, magari è collegata su Dorothy e cose del genere. Spaventa passi non aveva cervello. Spaventa passeri non aveva il cervello. Magari c'è una chiave di lettura su questa cosa. Magari era solo bello da fare. Non lo so. Di solito non lascia mai a caso le cose. Che bello, è bello, sì. Anche l'aria molto fica. L'aria sì. Non sono cazzi, credo. Raga, che video della Madonna. Che lui ha veramente sta roba da Michael Jackson. No, se imparasse a ballare era il top. Wow. Turbo cocco si chiama la canzone. Allora, Turbo cocco, che non vuol dire un cazzo. Non so, andiamo a leggere il testo. Allora, non è che io ci parlavo su più di tanto, però non ho capito proprio un c***o di parole. Tu l'hai capite? No, io sono veramente preso dal video perché cioè, il video allora, è veramente troppo figo. Mi sembra veramente avrei dovuto ascoltare la canzone allora, separata dal video. Ok, questo mix delle parole che vengono tenute sotto la base proprio per dire ascoltatela così scialla. Però dovrebbe però io dare non l'ho trovato tanto sotto stavolta il mix. Quando ho fatto la rappata c'era, eh? Io ho capito poco. Vabbè, andiamo a leggere. Può essere anche che si arriva veramente più guardavi più il video che il mio primo bacio nel 2006. Le ho detto ti amo, mi ha risposto ok. Sì, è successo un po' a tutti. Sì. Poi mi hanno detto addirittura. Te lo giuro su Dio. Mi hanno scritto sullo zaino nuovo Gali Gay. È successo, come dico, un po' a tutti. Tu facevi tanto il bullo. Ora dove sei? Dimmi dove sei. Disapparecido, quindi scomparso. Sì. Scende la noce, esco con mi cosce. Con le cosce. E con che voce? Con le mie di cosce. Baggio San Siro, sono i quartieri di Sivan. Bla 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 bla. Baggio, mi chiedo dove vengo. Baggio Boulevard. Ah, perché dice fa. Ah, pensavo che mi traducessero la parte di prima. Ok, no. Qua parla. Allora, chiaramente qua parla subito a prendersi il suo pubblico di scuole medie. Sì. Quindi il bullismo dello zaino. Sì. Mai stato un infame. Qua deve invece far capire che lui viene dalla strada. Sempre le solite cose. La canzone standard di Gali è sempre strutturata in quello. A me va bene perché è un pezzo comunque mezzo estivo e ha un messaggio importante, sì, eh? Però un bambino delle medie che cosa ne sa? Infame. Mai stato un infame, è caduto alle scale. Cosa spinge a fare se c'è scritto tirare? Spiegamela. Me la sto facendo sotto. Sarà questo turbo cocco? Ma che c***o è un turbo cocco? Ho capito. L'acqua di che cocco che mette anche aspetta, il diavolo in ginocchio. Aspetta, acqua di cocco sarà una canna. No, l'acqua di cocco è un lassativo naturale, Gali. Se sul diario di Robinson Crusoe non c'è scritto, comunque te lo garantisco. Il ritornello non ha un senso. Ma per quello io ti sto dicendo. Quando prima ho detto parole a caso è perché lui mette parole a caso per che stanno fare bene sulla base. Sì, però non è sempre così la struttura di Gali. Ma ti ricordi problema la seconda parte delle canzoni di Gali? Sì, però la seconda parte è quella. Ah no, la seconda parte, questa parte, ok. L'ha messa all'inizio. Ok, ma il problema dove sta? Ho un'amica che ce l'ha.
un servizio buono ai bocchini? Boh, fa lo stesso di un'estate fa. Attenti alle autorità se ti chiedono come va. Ok, qua tu dici che sei qua solo per una visita, quindi qua deve fare ancora la sua parte del sociale, che è giusto, che deve mettere quello senza permesso di soggiorno. Anche perché ragazzi di seconda generazione nel mainstream non hanno nessuno che di sicuro seguito. Non di Chele. Mamma dice non si fa, casa mia non è un hotel. Io le ho detto vabbè dai, dimmi dov'è la spa, da sera allora vado in hotel. Oppure dire è un hotel, non c'è neanche la spa, lo so che non è un hotel, fa schifo. Corro come Bugs Bunny, entro dentro uno Starbucks, ballo con Michael Jackson. Ah ecco, questo non era un fax. Sai che non l'avevo sentito nella canzone Ballo con Michael Jackson, ho associato alla fine il balletto del cazzo. Puoi solo mandare un fax, che era la prima cosa che faceva rima con Starbucks. Raga, però non ha detto un cazzo. Ma è quello che ti dicevo io. Lui fa queste canzoni. Allora, vabbè, bellissima. Allora, struttura canzoni di Gali. Strutture canzoni di Gali. Parole a caso riempitive che fanno rima. Un po' anglofone. Anche mezze spagnole stavolta ne ha messo. Sto giro mezze spagnole perché devo fare la hit estiva. Sì. Poi devo mettere dentro riferimenti per i bambini delle medie elementari. Quindi gli zaini, la scuola, la cartella, il bullismo. Riferimenti per i ragazzi di seconda generazione. Quindi almeno una frase dove parla del permesso di soggiorno devo metterla. Sì. Quindi anche nel video devo mettere il tipo che è arrestato a caso. A caso del video. Il tipo arrestato a caso video. Pensavo che ci fosse una chiusura. Allora lui fa questi video didascalici dove nelle frasi dove lui deve fare quella per Repubblica, quella dove lui deve far vedere che vede la strada, non è un infame, quello che deve far vedere i bambini, che quindi i problemi dei ragazzini delle medie, questi video didascalici super iper colorati, bellissimi, bellissimi vidi, vidi più plurale, vidis con anche il genitivo faffo, didascalici, quindi con queste due o tre immagini che devono andare per forza su Repubblica, devono per forza acchiappare i bambini, devono per forza poi sottolineare che ehi, io fumo le canne. Ma poi diremo, diciamo se è sbagliato o non è sbagliato, attenzione. Allora, a livello di marketing, è perfetto, raga. A livello emozionale, per me che vedo questa cosa dall'esterno, è una paraculata. Non mi dà una mia. Paraculata, perché poi me la sto facendo sotto, una cosa bella da cantare per un bambino. La sto facendo sotto, sì, capisci? Capisci la frase tabù? La pipì. La frase tabù, la cacca. Sì. La cacca. Fammi Hai fatto cantare, me la sto facendo la cacca. E poi non è riferito a nulla. Questo me la sto facendo sotto sarà questo turbo cocco. Mette il diavolo in ginocchio. Ma turbo cocco sarà una ho un'amica, di canna. Ho un'amica che è un toro loco e fuori piove a dirotto. Cos'è? Vuoi far capire che stai scopando? Non è che ogni volta mi serve un teletrasporto. Ancora questo Dragon Ball, non mi rendo conto. Sarà questo turbo cocco. Raga, basta, sono tutte così le canzoni di Gali. Basta, i video sono uno più bello dell'altro. Ma bello, no, ma non il fatto che lui. Anche suona il discorso. Il video riprende ancora quella roba del mago di Oz. Tacca Gechetra. Tacca Gechetra. Avete rotto il cazzo. Avete rotto il turbo cocco. I video. Raga, attenzione, questa è una critica. Ma perché? Perché a Gali non lo criticherà mai nessuno. Perché? Come prodotto commerciale è perfetto. Ma è fortissimo. Però è fortissimo, è bravo. Raga, un pezzo che io mi sono scritto. Però se io devo analizzarlo come pezzo rap, ti sto dicendo. No, vabbè, no, aspetta. Esci da questa cosa. Punto. Però se io devo analizzarlo come, ma no, come canzone, come una canzone, dico raga, sta canzone però per chi è sgamato, per chi è sa come funziona l'industria musicale, è pura plastica, ragazzi. È musica fatta per vendere. È dell'estate che non è tanto differente da quella della Lamborghini. Raga, da uno che mi professa d'essere vero, non sono un infame. Non è che basta dire in una canzone di frase a caso poi ci metti dentro non sono un infame, i miei fratelli neri e i bambini delle scuole, bam, sono tutte così. E il resto sono frasi a caso che fanno rima, un po' anglofone, un po' ispaniche, tanto per dare quel purpurri di multirazziale, di multietnico. Va bene, Gali, non c'è stata una canzone che non è così. Però secondo me tu sei veramente troppo critico. Io sono troppo critico perché nessuno. Perché il pezzo in realtà è un bellissimo. Pezzo che suona. Oh, ho messo le mani avanti. Il pezzo lo è bellissimo. Lo so, però sembra che tu voglia attaccare. Io voglio qualcosa di reale. Se io, beh, da Gali non me l'aspetto più. Parliamoci chiaro. Nel momento in cui Gali entra in un contesto che non è più il contesto in cui scriveva prima, quindi parliamo delle vecchie canzoni che anche prima più o meno era così, Nina Nanna e quella roba lì che comunque a noi ci ha fatto impazzire. Pizza Kebab già era un altro era sì, già un ma altro come livello. L'abbiamo conosciuto con Pizza Kebab? No, con Nina Nanna. Nina Nanna anche lì, Nina Nanna, vabbè. Nina Nanna era uno spettacolo. Va bene. Nel momento in cui lui entra in un circuito differente, molto più alto, e soprattutto quando lui inizia a perdere i collaboratori, sì, talmente tanto che deve addirittura dissarli in alcuni pezzi. Sì. Vabbè, noi non sappiamo cosa è successo, prima quindi non possiamo non sappiamo cosa è successo. Da fuori sembra così, fratelli, poi appena sono arrivati due spicci.
Io non dico niente perché sembra così da fuori. Sappiamo che ci sono sempre delle dinamiche, sì, molto, soprattutto quando c'è un team di lavoro che si distrugge. Ma noi non sappiamo niente. Esatto. Però da fuori sembra fratelli, fratelli, africani, africani, arrivano due lire. Quali africani? Infatti, gli italiani di noi. Nel momento in cui arrivi in un certo mercato musicale, tu non puoi più, certo, permetterti, o comunque non hai più neanche la testa per scrivere determinate cose. Però magari c'hai qualche nozione che ti è rimasta, ma vivi in una situazione talmente alta, e lo possiamo capire, è un discorso che faceva Jake La Furia all'epoca quando diceva: io non posso più scrivere di strada nel momento in cui non sono più in strada. E allora scrivo per altri. E lo scrivo minchiate, infatti i pezzi di reggaeton di Jake sono pezzi per divertirsi. Ancora Gali, purtroppo, in un circuito in cui gli dicono: tu devi essere quello di seconda generazione, quindi la frase la devi dire, devi fare quel tipo di roba lì, è ovvio che lui porti questo. Sono sei canzoni, le ultime sei canzoni di Gali sono fatte con lo stampino. Ma se li dimenticano? Ah sì, che avete, dopo due settimane vi dimenticate. Dopo due settimane vi siete dimenticati la canzone precedente perché non l'avete più ascoltata. Eppure Gali dovrebbe essere uno che magari ha la potenzialità, è un bel ragazzo, è uno che c'ha i soldi, fanno tantissimo. Quindi sì, guarda che video, le produzioni, le cose, il video le è bellissimo, il video è sempre preso da quel Mago di Oz, sempre riportato, perché ha visto che guarda che vince, non si cambia. A me non dispiace, ripeto, più video così, soprattutto delle scene, sì, fantastiche. Ma il video sarà costato l'ira di Dio, è bellissimo. Takagi Ketra, non sapevo che fossero loro, la produzione mi era piaciuta un sacco. Però hai capito, questa cosa, questa formula acchiappa bambini. Noi aspettiamo sempre che Gali tiri fuori la cosa perfetta. Io aspetto sempre un pezzo o conscious o un po' più hardcore di Gali, perché ripeto, signor Gali, se lei magari sta guardando Gali questa Imberti, reaction, per favore. Signor Galimberti, sappiamo, ho dovuto, che noi non ne capiamo niente. Noi non ne capiamo un cazzo di musica. Siamo dentro le dinamiche della vostra società. Ne sappiamo, diciamo, talmente poco di musica che i nostri artisti, quando escono dalla nostra società, facendo lo stesso tipo di prodotto, vanno a radio DJ in una settimana. Li chiamate anche per fare i featuring. Sì, aspettate solo che non hanno più niente a che fare con noi, perché vi siamo sul cazzo noi, va bene. Galimberti, stiamo solo spaccando il cappello in quattro, perché siccome di critici tu non ne hai, bisogna anche di, no? Capire un attimo le cose, analizzare la roba. Se questa è la musica di plastica, tu sei la Mattel. E comunque, cioè, capito? Perfetta. La Mattel, la Barbie. Però guarda che la Barbie è, hai sbagliatissimo. La Barbie era un simbolo vero. È anche Gali un simbolo vero. Cazzo. Se no non stava su Teen Trap. Ciao Gali. Tu lo sai, io Gali adesso, parla con me. Non ti odio. No, ma va, vincene Gali. E qua è aperta la porta, tanto il modo per contattarci ce l'hai. O anche solo se dici, me lo dici in privato, resta in privato. Barlo, hai detto una cazzata, tanto per cambiare mi spieghi perché. Se no vuol dire che ho ragione. Ciao!